A young guy from a small city, a fisherman, goes on a boat trip with his friend and never comes back. As a matter of fact, we had only one answer in the interrogation process. Can you tell me where do we have to go? The call, where's the call? They said we've got to go to the pier, near Lucia's restaurant. What? The pier. They said we've got to go to the pier, near Lucia's restaurant. Ah, Da Lucia. Dimmi Da Lucia, no? Da Lucia. That's what I said. Secret island that no one heard anything about. A secret island that every Italian policeman laughed about. But the Talia French detective is considering as a solid proof for the case. May I have a translator? Now, why don't we start from the beginning? May I have a cigarette?
Anni fa andavo in mare tutti i giorni, anche di notte. E proprio una notte mi capitò davanti un tonno immenso, così grande che cominciai a averne paura. Mi sentivo come morto. E il suo sguardo morto, il suo occhio morto, forse non mi aveva neanche visto. Ma fluttuava con un ritmo e cominciai ad immaginare di ballare con lui. Si era salvato da un pescatore che non aveva neppure una canna da pesca. Spuntavano le Pleiadi. Il giovane agnello pascolava lungo i bordi dei prati e già volgeva la primavera al termine. Al fior fiore divino degli eroi veniva in mente la traversata. E caricati a bordo della concava Argo, col vento in poppa per 3 giorni di seguito, raggiunsero l'Ellesponto e gettarono gli ormeggi in Propontide, dove trascinando gli aratri, i buoi dei ciani, vasti solchi scavano la terra. E scesi sulla riva, a sera, preparavano la cena banco per banco. E molti apparecchiarono un letto solo. Infatti, davanti a loro, un prato si stendeva, grande risorsa di letti di foglie. E vi tagliarono l'aspro giunco fiorito e il fitto cipero. E questo posto esiste? Sì. Cioè, si può andare? Si possono vedere i prati? Fuori dalla città c'è molta terra, molti prati, molti mari, molte campagne. Ma solo un'isola come questa. E dov'è? Dicono che ci siano stati solo i più grandi eroi. C'è stato Giasone, alla ricerca del vello d'oro. Telamone, padre di Eiacia. E tu ci sei andato? Lui non è un eroe. Per andarci bisogna fare un lungo nuoto sott'acqua. In una mattina di nebbia tu ti immergi e lì puoi intravedere le luci della città. Io per una vita ci ho provato. Non ci sono riuscito. Quindi per arrivarci bisogna tenere il respiro sott'acqua. Sì, esatto. Un lungo respiro sott'acqua e da lì vedi le luci. E quindi tu sai la direzione? La direzione la sanno tutti. È scritta qua. Che succede? Ferme. L'orco vi stava spiando. Thank you.
Ti sei trovato bene ieri sera a parte l'incidente? Le ragazze sono fantastiche. Papà? Ieri Ila ci ha raccontato di un posto dove vuole andare. Ah sì? Sì, è un'isola nascosta. Si può arrivare solo con una lunga nuotata in apnea dopo una mattina di nebbia, vero? Proprio così. Un'isola nascosta? Ed è qui vicina? Non proprio vicina. Vedi, è raccontata tutta in un libro che leggo fin da quando sono piccolo. È un posto magico dove il tempo è cristallizzato e le giornate durano come sempre in primavera. Se vogliamo arrivarci, noi siamo qua. Questo è l'Elespunto e qui c'è la Propontide. Se ci immergiamo sott'acqua riusciamo a vedere le luci della città. E lì siamo sull'isola. È un posto per gli eroi. Ma io so la strada. Se riesci ad arrivarci mi ci porti. Sì, e anche me. Se io ci arrivo, vi sposo entrambe. E vivremo come eroi nel giorno più lungo mai visto. Mi ci puoi portare? Io non posso cascare nell'idea che di te, non posso cadere nelle tue bugie. Guarda, io ci sono già stato. Tonni così si vedono soltanto nelle fiabe dei poeti antichi. Posso portarti domani. Con la tuta come facciamo? Funzionerà. Perché mi stai aiutando? Se tu andassi da solo, in apnea, moriresti sicuramente. Non posso dormire con te stanotte. Ti lascio una zuppa. Mi vuoto e mi rivuoto, sospirando. Passo le notti intere senza sonno, e libidi zitoi io contemplando. Li passo di la notte fino.
Pitti ora non posso più dormire, pace non ave chiusa afflitto cori. Lo sai quando caio taio a lassare, quando la vita mia finisce e mori. Lo sai quando caio taio a lassare, quando la vita mia finisce e mori. Una proda, ove sera era perenne di anziane selve assorte, scese e si inoltrò, e lo richiamò rumore di penne, che era si sciolto dallo stridulo batticuore dell'acqua torrida, e una larva, languiva e rifioriva, vide, ritornato a salire, vide che era una ninfa, e dormiva ritta abbracciata da noi. In sé da simulacro a fiamma vera, errando, giunse un prato, ove l'ombra negli occhi s'addensava delle vergini, come sera a piè degli ulivi. Distillavano i rami una pioggia pigra di dardi. Qua pecore s'erano appisolate sotto il liscio tepore. Altre brucavano la coltre luminosa. Le mani del pastore erano un vetro levigato da fioca febbre.
Camilla. Ama la città, lui voleva soltanto vedere l'isola scomparsa. The guy wanted to go to a secret island. A secret island? Did I get that right? Per tre volte i nostri sguardi si sono incrociati. Per tre volte ci siamo abbracciati e poi l'ho perso di vista. For three times he looked at him and for three times he hugged him. Then he lost sight of him. Okay. Just put him in custody. He's speaking nonsense. Okay. I'll take a look around here. L'orco! Il bastardo! Guardatelo! È lui! È lui che ha spiato il ragazzo nel mio negozio, è lui! Dovete ascoltarmi! È stato lui! È stato lui! È stato lui! Ascoltatemi, dovete ascoltarmi! È stato l'orco! Fermatelo! Dovete fermarlo!